Fuoco e incendio boschivo non sono la stessa cosa. Il fuoco, se controllato, è un elemento positivo nella nostra vita. Grazie al fuoco, ad esempio, possiamo cucinare, si possono fondere metalli e addirittura accendere i razzi per andare nello spazio. L'incendio boschivo, invece, è un fuoco che si espande incontrollato nel bosco e diventa pericoloso. Come nasce un incendio boschivo? Le cause possono essere tante, soprattutto quando in estate la vegetazione nel bosco è secca. Eventi naturali, fulmini, vulcani, disattenzioni, un fuoco acceso per bruciare le erbacce e poi lasciato senza controllo, oppure la volontarietà, qualcuno che dà fuoco intenzionalmente. Cosa aiuta l'incendio ad espandersi? Quando si accende il fuoco nel camino, prima si mettono dei legnetti sottili, facilmente infiammabili, e poi si aggiungono i grandi pezzi di legna. In un bosco succede la stessa cosa. Non sono i grossi tronchi a permettere l'accensione di un incendio, ma gli elementi più piccoli e sottili della vegetazione, come l'erba, le foglie, i rami degli arbusti del sottobosco. E sono proprio questi elementi che permettono al fuoco di propagarsi in tutte le direzioni, perché le fiamme e le scintille raggiungono facilmente quelli vicini. Per prevenire gli incendi boschivi e renderli meno intensi, dobbiamo gestire i boschi. Questo vuol dire creare degli spazi con vegetazione ridotta, sia sul terreno, per rendere difficoltoso il passaggio dell'incendio tra specie vegetali vicine, sia in altezza, per evitare il passaggio del fuoco alle chiome degli alberi. In un bosco gestito, l'incendio si diffonde più lentamente e difficilmente raggiunge le chiome. Inoltre, gli operatori dell'Organizzazione Antincendi Boschivi della Regione Toscana, che intervengono in caso di incendio in un bosco, si muovono e lavorano meglio in un bosco ordinato e pulito, impedendo più facilmente che il fuoco si propaghi, minacciando anche case o persone. Gli incendi non si spengono solo con l'acqua, si spengono soprattutto con la prevenzione. Agli incendi boschivi, diamoci un taglio!